fiore all'occhiello i bed and breakfast seminati sul territorio cittadino, tutto quanto fa turismo, però ci sono anche questi affittacamere abusivi. In che modo vi state muovendo, ecco, per regolamentare la situazione? Assolutamente, diciamo che l'esplosione dei B&B e di affittacamere è di pari passo con lo sviluppo della città turistica, quindi su questi dati per noi ci incoraggiano perché i B&B sono tanti, ma poi combattere gli abusivi significa migliorare la qualità e tutelare soprattutto chi sta in regola. Stiamo facendo delle indagini serie, serrate, devo ringraziare la comandante della Polizia Municipale e i vigili urbani che stanno lavorando in modo certosino, stiamo facendo delle indagini e in molti casi questi sono dei veri e propri evasori, non solo sulla tassa di soggiorno, ma proprio sono dei reati finanziari, perché non pagano proprio le tasse. Ieri c'è stato un altro controllo, ne susseguiranno altri nei prossimi giorni. Siamo vigili, dobbiamo lavorare e dobbiamo tutelare chi lavora 12 mesi all'anno dando un servizio di qualità e pagando tutte le tasse. Ecco, ne approfitto anche per chiederle com'è lo stato di salute, secondo lei, della Movida, al di là, insomma, dei tanti attacchi che sono stati mossi ultimamente sulla Movida che sarebbe morta a Salerno. Guardi, è inutile dire che rispetto agli anni precedenti, questa è una cosa che viene da lontano, oggi sicuramente la Movida ha una fase di stanco. Per una carenza di parcheggi che ci portiamo cronica col blocco dei lavori di Piazza Libertà e altro, e B per un evento ciclico di chiara memoria. Chi si ricorda che come me del 70 a 47 anni, prima antecedente al 93, si portava ad andare a Cava dei Tirreni, quindi i cicli vanno e vengono. Chi ha memoria però lucida. Però devo dire una cosa. Si stanno aprendo anche nuove attività a Salerno. Salerno è comunque una città appetibile. Di fronte al comune aprirà un nuovo ristorante, sono aperti altri ristoranti sul lungomare, aperto un altro locale su via Roma, chiaramente senza dire i nomi, tutti quanti li conosciamo, quindi significa che c'è un fermento in città, tra cui anche un ristorante stellato. Significa che Salerno è una città viva. Io però voglio fare un appello ai salernitani, perché al di là di essere assessore io rimango salernitano per tutta la vita e da generazioni, anziché casomai mettere meno foto sui social per dire la città è morta, la città non è morta, rimbocchiamoci le maniche. Io lo so, io ho fatto il gestore di locale 24 anni e credo di averlo fatto insieme ai miei soci con grande sacrificio, dando qualcosa alla città di Salerno, e ora la voglio fare da assessore. C'è da lavorare, c'è molto da lavorare, stiamo reperendo nuovi parcheggi, io credo che da qui a un anno e mezzo avremo il parcheggio di Piazza della Libertà, per l'anno prossimo a breve, a giorni, avremo i 150 posti della stazione marittima, il sottopiazza della Concordia abbiamo fatto una delibera, il primo mandario di assessore, che sono 200 posti auto, il genio civile sicuramente l'avremo per Luci d'Artista per l'anno prossimo, altri 250 posti, c'è molto da fare, ma non ci piangiamo addosso, perché poi chi vede le foto di una Salerno deserta, voglio dire, facciamo del male solo a noi stessi, e la nostra città ha bisogno di cittadini con la C maiuscola, tutti valorosi a lavorare per riportare Salerno ai fasti di un tempo, perché siamo una città importante della Campania.